Buonasera a tutti, diamo inizio al consueto punto serale sull'aggiornamento Covid. Iniziamo dando la parola al Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Prego. Allora, scusateci, come sempre, siamo un po' in ritardo, ma oggi è stata una giornata importante perché abbiamo finalmente insediato la Giunta regionale della Liguria con tutti gli assessori che hanno accettato le loro deleghe e quindi sono già al lavoro su un ampio spettro di attività di cui rapidamente vi darò conto dopo, e stavamo anche ascoltando il Presidente del Consiglio illustrare il decreto ristori, su cui poi ovviamente daremo anche noi un giudizio non appena sarà un po' più chiaro a tutti quali volumi siano. La prima cosa che mi viene da dire è che le coperture vengono da precedenti impegni di spesa, quindi evidentemente speriamo che questa volta vadano a buon fine un pochino meglio. Ma detto questo, il dettaglio dei nuovi positivi oggi è di 1127, un numero importante, però su 6357 tamponi molecolari di tipo tradizionale più 1500 tamponi rapidi antigenici, come ho detto vi darò tutti i giorni anche questo dato che, come vi è noto, non può essere ancora omologato a quelli dei tamponi molecolari perché il Ministero ovviamente prevede che questo non lo sia, come l'Istituto Superiore di Sanità, però nel totale quindi sfioriamo gli 8000 tamponi fatti in Regione Liguria. Il quadro della situazione si presenta più o meno omogeneo rispetto ai giorni passati, sono 68 i pazienti, i positivi in ASL 1, sono 25 in ASL 2, sono 877 in ASL 3, sono 27 in ASL 4, sono 130 in ASL 5, in lieve risalita. Gli ospedalizzati crescono di 48 unità, questo è un dato relativamente positivo perché crescono meno di quanto erano cresciuti nei giorni scorsi, e questa è una buona notizia, così come in qualche modo questo dato, che è la somma, diciamo, dei maggiori degenti dei nostri ospedali fatta a saldo delle dimissioni e dei nuovi ingressi, vuol dire che anche la durata media delle degenze è decisamente più breve che nella prima fase del Covid. Sono 882 totali e 45 le terapie intensive, anche questo dato conferma sostanzialmente il trend dei giorni passati, ovvero una curva dei pazienti di media e bassa intensità che cresce ben più rapidamente delle terapie intensive, che fortunatamente vengono impegnate per una parte molto residuale dei nostri pazienti. Sono 11 in più in ASL 1, sono 2 in più in ASL 2, sono 8 in più al Policlinico San Martino, sono 44 all'ospedale evangelico, 11 in più, come sapete in questo caso si tratta ovviamente di travasi anche da altri nosocomi, essendo diventato Covid Hospital totalmente l'evangelico e la prima delle strutture che abbiamo in qualche modo dedicato totalmente al Covid. 139 al Galliera, pari a quelli di ieri, sono 147 in ASL 3 globale, sostanzialmente tutti concentrati su Villa Scassi al momento, sono 73, 7 in crescita sull'ASL 4 del Tiguglio e sono 5 in più nell'ASL 5 dello Spezzino, che arriva a 67 degenti ed è di nuovo in crescita dopo alcuni giorni che perdeva pazienti. Quindi ovviamente la circolazione del virus si fa sentire ovunque. Abbiamo oggi 14 deceduti spalmati sono risultato di tre giorni, 23, 24 e 25, sono sono 14,
di cui una donna di 89 anni al Galliera, un uomo di 92 anni al San Paolo di Savona, una signora di 101 anni in ASL 4, quindi Tiguglio, un signore di 85 anni al Galliera, 86 anni sempre uomo al Galliera, 77 anni Villa Scassi, 62 anni Villa Scassi, 96 anni uomo Villa Scassi, 80 anni donna San Martino. Così come a San Martino abbiamo un altro paziente purtroppo deceduto di 64 anni, uno di 76, 87, 80 e 95 anni alla Sarzana. Questo lo dico, condoglianze ovviamente alla famiglia, lo dico per ribadire una delle cose che sto cercando di ripetere più spesso ultimamente. Come vedete, i pazienti più fragili alla nostra malattia sono i pazienti ovviamente ultra 75 anni, insieme ovviamente a chi è già affetto da patologie plurime e in qualche modo sensibili all'impatto del Covid. In questi casi, al di là delle misure prese di contenimento dell'epidemia con i decreti legge del governo e di PCM del Presidente del Consiglio, le nostre ordinanze, il modo migliore per tutelare i soggetti più fragili è che evitino i posti affollati, cerchino in qualche modo di proteggersi evitando contatti che possono risultare spericolati in qualsiasi modo, perché non sappiamo evidentemente chi abbiamo di fianco e quale possa essere la sua situazione. Quindi questa è la prima cosa che deve aiutare tutti quanti noi a proteggere i nostri cittadini e a proteggerci. Come vi ho detto, stiamo lavorando sulla fase 4 dei posti letto dei nostri ospedali, che non è ancora completata, fortunatamente. Siamo già pronti a passare alla fase 5, che prevede, come ho già spiegato, un'ulteriore iniezione di 610 posti letto rispetto ai 1226 previsti dalla fase 4, quindi circa 900 posti letto del sistema sanitario, a cui si aggiungono circa 200 posti letto che saranno attivati di qua al 2 di novembre esattamente, con l'ultima struttura che attiveremo sulla bassissima intensità di cura, ovvero sulle convalescenze. Questo per aiutare gli ospedali ovviamente nel turnover, per un totale di circa 2100 e spiccioli, quasi 2200 posti letto a disposizione del sistema sanitario ligure. Sto parlando ovviamente di posti di media, basse, bassissime intensità. Le terapie intensive, che sapete possiamo attivare nel piano governativo di incremento fino a 260, al momento non presuppongono un problema. Ultimo dato che vorrei darvi di oggi, anzi due dati. Il primo, che ho firmato un decreto che autorizza la sanità ligure ad inviare 30 medici nelle RSA della Liguria più in difficoltà, ovviamente a carico del Servizio Sanitario Regionale, e anche se sono RSA private, a supporto dei pazienti di quelle RSA e dei loro ospiti, perché il diritto alla salute prescinde da ogni altra cosa. E sull'altra, che tutti gli assessori sono già al lavoro per quanto di propria competenza, diciamo con i compiti per casa, stiamo lavorando alla rimodulazione dei fondi europei ancora in nostro possesso a sostegno delle imprese che sono state nuovamente colpite da misure penalizzanti, diciamo, per cercare di abbattere la curva del contagio. Stiamo lavorando alla riqualificazione anche dei fondi sociali europei, quello con cui abbiamo aiutato categorie in difficoltà. Stiamo ovviamente lavorando come protezione civile al reperimento di strutture per le quarantene, che sono un altro elemento fondamentale del settore. Ne stiamo attivando almeno tre nelle prossime giornate, e così come per quanto riguarda i trasporti, gli ultimi dati, quelli di Genova ve li dirà poi il sindaco Bucci insieme ad altre notizie, ma insomma nessuna delle aziende dei trasporti in questo momento, e il trasporto su ferro del servizio regionale interregionale, diciamo delle ferrovie, è in condizione da superare l'80%, anzi siamo abbondantemente al di sotto di quei limiti. E quindi penso che, ancora analizzati i dati nelle prossime 24 ore, nella giornata di giovedì, in coerenza con tutte le misure prese, in coerenza con la didattica a distanza che abbiamo attivato, abbatteremo
la percentuale di carico dei mezzi ad una percentuale inferiore all'80%, a cui ancora oggi però non vorrei dirla perché ci sono una serie di valutazioni in corso, comunque inferiore all'80%. Sindaco Bucci? Annuncia il sindaco Bucci. Eccoci, diamo la parola, come anticipato dal presidente Toti, al sindaco di Genova Marco Bucci. Bene, allora, prima di parlare dell'ordinanza, visto che siamo subito dopo il presidente, parliamo dei trasporti. Oggi ho visto i numeri di ieri, cioè i numeri che sono venuti fuori dalle telecamere digitali, che sapete abbiamo su un terzo degli autobus in linea di massima, quindi sono estremamente significativi. La media di ieri su tutta la giornata è stata di un'occupazione del 37%. Le punte, ci sono state ovviamente delle punte più alte, okay, come dicevo ieri, le punte più alte hanno raggiunto il 65%, sono ovviamente nelle aree orarie tra le 7 e le 9. Gli autobus scolastici, cioè quelli addetti riservati al servizio scolastico, in alcune aree della città hanno raggiunto anche 30-40 persone e in altre zone della città soltanto 5 o 6. Quindi ancora, non siamo ancora a regime, chiamiamola così, perché ovviamente ci vuole, devono essere più frequentati. Però la notizia buona è che non raggiungiamo mai l'80, nemmeno nei casi più, diciamo, più esasperati. E ovviamente questo ci consente anche di mantenere il rispetto delle distanze. Sottolineo comunque, siccome sapete che il sistema digitale è soltanto su un terzo degli autobus, anche se sono ovviamente statisticamente molto significativi, sottolineo tutti quelli che genovesi che hanno una percezione diversa o che vedono la situazione, mandino pure una fotografia con la data, l'orario e la linea. Okay, così noi possiamo inserirla statisticamente e vedere di risolvere il problema. Però abbiamo bisogno dell'informazione precisa, che vuol dire la fotografia, la data, l'orario e la linea. Bene, e poi passiamo all'ordinanza. Allora, come anticipato, abbiamo firmato poco fa la nuova ordinanza che prevede le limitazioni al traffico, le limitazioni al movimento, per quanto riguarda tutto il territorio cittadino. L'ordinanza è stata condivisa con la Prefettura e col Comitato Sicurezza. La Prefettura e il Comitato di Sicurezza hanno garantito le forze dell'ordine per poter seguire e fare in modo che l'ordinanza venga applicata. Vi dico la frase più importante. A partire dal giorno 27 ottobre fino al giorno 23 novembre, che è il giorno del DPCM, le limitazioni alla circolazione già descritte nell'ordinanza 242 vengono estese a tutto il territorio comunale, dalle ore 21 alle ore 6, fatte salve la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private, agli esercizi commerciali che a quell'ora fossero ancora legittimamente aperti, agli spostamenti determinati da esigenze lavorative, da attività sportiva o motoria individuale, quindi non di gruppo ma individuale, o situazioni di necessità o motivi di salute. Ecco, quindi vedete che si possono fare praticamente tutte le cose che abbiamo sempre detto, quindi non è assolutamente un coprifuoco, non è un lockdown, non è una zona rossa, è soltanto il modo per cui a Genova vogliamo limitare al massimo gli assembramenti, ovvero sia le persone vicine all'altra che non fanno altro che aumentare le probabilità del contagio. Questo è l'obiettivo e questo deve essere il modo con cui la interpretiamo. Oggi sui social e sugli email ho visto molte persone che associano l'ordinanza alle limitazioni delle ore 18, alla chiusura dei negozi, a tutte le altre cose che sono ovviamente in giro. Ecco, questo non è il caso, lo sanno tutti, però voglio sottolinearlo. Questa ordinanza parla soltanto delle limitazioni agli spostamenti, non parla assolutamente della chiusura dei negozi, che sapete non è il nostro modo di vedere il sistema, però ovviamente noi ci allineiamo a quello che viene dal Ministero. Voglio solo far notare un'altra cosa per quelli che pensano che siamo arrivati in ritardo, che il primo DPCM che ci ha dato la possibilità di mettere in moto questo sistema è del 18 di ottobre. La circolare del Ministero è del 20 di ottobre, noi abbiamo fatto la prima ordinanza il 22 di ottobre, quella delle quattro aree di alta intensità,
e oggi è il 27 in cui facciamo l'ordinanza per tutta Genova. Quindi abbiamo seguito pedissequamente l'estensione dei contagi giorno dopo giorno in funzione delle aree del codice postale, come sapete, perché ne abbiamo sempre parlato, e siamo arrivati a questa conclusione dal momento che diciamo praticamente in tutta l'area di Genova abbiamo un numero di positivi giornalieri su 10.000 che supera il 10, quindi voglio dire, dobbiamo per forza prendere delle misure. Ovviamente siamo pronti a cambiare l'ordinanza, a renderla più stretta o a renderla più, chiamiamola così, meno stringente, qualora ovviamente il numero dei contagi cambiasse il trend e diventasse più favorevole o meno favorevole. Direi che per oggi è questo. Data di Consiglio Comunale oggi ho fatto un aggiornamento sull'ordinanza, quindi le notizie sono diffuse da tutti e diffusa anche a livello del Consiglio Comunale, perché tutti i consiglieri sono stati aggiornati sul contenuto e sulle misure che noi intendiamo prendere per far sì che il contagio diminuisca sempre più e possiamo ritornare tutti a una vita normale, che è il nostro obiettivo. Grazie. Ci sono domande dalla stampa presente in sala? Buonasera. Una semplicemente per il sindaco, molto tecnica, diciamo, ha detto inviare foto, esiste una mail, un numero o qualcosa per farlo? Esiste il Clean Up, esiste l'app dell'AMIO, esiste il sito dell'AMT, esiste l'email del sindaco, ci sono tutte queste sono possibilità per mandare messaggi e soprattutto segnalazioni di affollamento sugli autobus e noi li seguiremo tutti. Okay, grazie. Lo chiederò al Presidente invece, buonasera, se è previsto al momento un piano di trasferimento dagli ospedali nelle strutture extra ospedaliere che dovranno ospitare le persone in bassa intensità. Avviene... Quante persone verranno trasferite e quando? No, avviene ovviamente sulla base dell'appropriatezza della cura, quindi ogni singolo reparto valuta su ovviamente parametri esclusivamente medici e quando è possibile lo fanno. Ci sono già riempite molte strutture, come sapete Viale Cembrano continua a ruotare i propri pazienti, le altre due aperte continuano a ruotare i pazienti, quindi è un meccanismo automatico che avviene unità di unità secondo valutazioni ovviamente d'appropriatezza della cura. Mi sono dimenticato prima di dire, c'era qua il direttore dell'ASL Ottaro, poi se n'è andato via, pensavo ve lo dicesse lui, che oggi ha aperto come promesso il secondo drive-thru gestito dai medici di famiglia nel ponente della città, è a Villa Mombrini a Cornigliano, come avevamo promesso, entro la settimana ne aprirà un terzo, così come oggi è stato definitivamente firmato e dettagliato l'accordo che riguarda la collaborazione della medicina del territorio, i medici di medicina generale, per l'assistenza dei propri pazienti a casa. Quindi già dalle prossime ore dovremmo sentirne un beneficio, diciamo, sulla pressione dei nostri ospedali, almeno così ci auguriamo. Altre domande? Bene, allora signori, tutti a casa, mi raccomando, con grande attenzione, ci vediamo domani per le novità della giornata. Buona serata a tutti.